Oggi 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, una data importante perché rappresenta un'occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e soprattutto su quali possono essere gli strumenti per impedire che episodi di prevaricazione continuino ad accadere, cioè permettere a ragazzi e ragazze di imparare a riconoscere le forme di bullismo e cyberbullismo e scoprire come difendersi. Per questo motivo la Regione Abruzzo ha organizzato per oggi e domani 8 febbraio nella sala polifunzionale della provincia di Teramo due eventi con prestigiosi relatori contro la violenza tra i giovani e per promuovere un uso più sicuro e responsabile dei social e della tecnologia online. Come Regione e come Assessorato ho voluto fortemente sostenere questa iniziativa nel giorno appunto nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, una problematica che purtroppo giornalmente si amplifica e quindi noi istituzioni dobbiamo fare in modo che, oltre che reprimere, prevenire questi eventi. Sicuramente c'è tanto da lavorare, purtroppo come dicevo i casi sono sempre maggiori, soprattutto sulla rete, in cui spesso gli autori rimangono nell'anonimato, ma io sono convinto che queste giornate aiutano a confrontarci, trovare delle soluzioni e sicuramente la parte grossa deve fare, appunto come dicevo, le istituzioni, le associazioni che giornalmente cercano di risolvere questa problematica. Dobbiamo cercare di migliorare la situazione e soprattutto evitare che le nostre future generazioni possano essere pregiudicate da questi atti vessatori che spesso appunto accadono nelle scuole, ma non solo. Non noi, ma Orizzonte Scuola ritiene che questa che si sta organizzando in Abruzzo è la più importante e la più grande rassegna contro il bullismo attualmente presente in Italia. 30 giornate d'incontro, 20 relatori regionali e nazionali, spettacoli, vari momenti di riflessione su questo fenomeno che sta montando come un'onda travolgente che sta purtroppo colpendo soprattutto le fasce più deboli, e quindi naturalmente bisogna battersi contro questo fenomeno. In questa giornata di oggi il procuratore del Tribunale dell'Infanzia dell'Aquila, il dottor Mancini, ha detto che il bullo è un mafioso, ha paragonato il bullismo alla mafia. Io sono pienamente d'accordo, in fondo la violenza è la stessa e il silenzio è complice.